L'Associazione Nazionale Docenti ha organizzato un incontro seminariale presso l'Università La Sapienza di Roma, dal titolo Per un governo democratico della scuola. Nella Facoltà di Lettere e Filosofia si sono confrontati politici e sindacalisti su un tema importante come quello dell'autonomia scolastica. Per la Gilda ha partecipato il coordinatore nazionale Rino Di Meglio. Abbiamo espresso soprattutto l'opinione che si debba procedere con estrema prudenza, cioè c'è bisogno di parlarsi, c'è bisogno di evitare leggi affrettate e c'è bisogno di tenere in considerazione il ruolo dei docenti. Il ruolo dei docenti, che sono i veri professionisti della scuola, coloro che debbono trasmettere l'istruzione alle future generazioni, non può essere avvilito da un'autonomia intesa in senso aziendalistico gerarchico. Ecco, quindi è importante riflettere su queste questioni. Questo convegno è stato un primo passo in campagna elettorale. Speriamo. Cioè, il tema dell'autonomia statutaria va pensato, no, sia come singola scuola ma in un sistema che è complesso. E allora non credo francamente che eleggere il dirigente scolastico sia la panacea anche di quel conflitto. Proponiamo di creare un unico istituto sulla valutazione e la ricerca educativa, quindi non più dualismo tra INDIRE e INVALSI, ma un unico istituto nazionale per la valutazione e la ricerca educativa. Dal punto di vista dell'autorevolezza, che solo una comunità quindi professionale quindi di pari quindi li può riconoscere, quindi un presidente quindi eletto e a tempo. Quest'idea che la scuola e l'istruzione in generale debba essere piegata al mercato e all'impresa, io credo che è stata un'idea devastante, che ha prodotto, diciamo, sei guai anche culturali, diciamo, questa scuola, accanto, diciamo, ad una forte riduzione di risorse. Io credo che oggi la scuola debba avere una funzione democratica. Una funzione democratica. Cioè, invece si è ragionato ad una dirigenza che fosse simile alla dirigenza dello Stato, per cui è stata stravolta la funzione, che è quella di rappresentare l'autonomia, rappresentare una comunità, essere un punto di riferimento determinante, quindi è stata stravolta anche lì facendo il dirigente una figura gerarchica e autoritaria. Ma io credo che questo è il punto, non è il problema dell'elettività, su cui io non sono assolutamente d'accordo. No, bisogna vedere quali sono le modalità di funzionamento, però. Che più c'è autonomia e noi spendiamo circa un quarto di quanto spende la Francia per il proprio sistema di produzione, non l'Italia. Io ritengo che in una fase come questa le regole che possano essere certe e debbono essere certe per tutti, ora di iniziare a scrivere seriamente. La valutazione non per punire chi non lavora, ma valutazione per capire dove le risorse vanno spese in maniera più efficiente. Questo è, credo, la questione da mettere in campo. Quindi l'autonomia va insieme a uno sforzo di garantire che lo Stato sia presente in quanto garante di un livello di fornitura di servizi a tutta la popolazione, dal nord al sud. Primo, la retribuzione finale del docente, questo è importante, corrispondeva a quella iniziale del preside, e quindi si è scavato anche un abisso economico e sociale tra le due categorie, cioè non è più come prima il preside o il direttore didattico era un insegnante più anziano che ha fatto il concorso, ma restava un primus inter pares. Con l'istituzione della dirigenza scolastica si è creato un abisso tra il dirigente, controllore super burocratico, manager, presunto manager, e la parte docente, quindi che è stata anche diciamo a questo punto mortificata, con l'aggiunta poi del sistema normativo successivo della Brunetta, più o meno incompiuta, che ha dato fortissimi poteri disciplinari. Quindi abbiamo da parte del disegno di legge originario Aprea porta soltanto il nome, perché in realtà è derivata da una sintesi, e qui io tengo a dirlo perché credo che l'onestà intellettuale sia fondamentale, una sintesi condivisa con le diverse forze politiche che costituivano il comitato ristretto, quindi dal PDL all'UDC, alla Lega Nord, al PD. Quindi il testo che è andato al Senato è stato condiviso da tutti. Se io vado a vedere l'articolo 25 del decreto legislativo 165 del 2001, dove si parla di dirigente scolastica, il dirigente scolastico ha delle competenze enormi, dalla responsabilità legale
alla valorizzazione del personale, alla responsabilità finanziaria, quindi ha un'enorme quantità di competenze, di compiti. La prima finalità è quella di costruire cittadini, non sudditi, e questo è un punto irrinunciabile. E l'altro, che non è in contrasto con il primo, è quello di fornire competenze e capacità che favoriscano l'inserimento professionale e la carriera lavorativa delle persone che entrano nel percorso educativo. Speriamo che dopo le elezioni, chiunque le vinca, si riesca ad avere un dialogo e un ascolto attento dai politici.